coraggio di svelare la verità morale delle nostre azioni in ogni campo, dalla medicina all'economia, che si misura alla volontà di promuovere e difendere la vita umana, troppo spesso ridotta a sola materia. Per compiere il bene occorre la sapienza del cuore, non bastano la scienza e la tecnica. È questo il sentiero che la scorsa settimana Papa Francesco ha indicato ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, dedicata quest'anno al tema delle virtù nell'etica della vita umana. Una strada da percorrere con coraggio, come ha affermato il Pontefice, attraverso un mondo in cui alcuni orientamenti culturali non riconoscono più l'impronta della sapienza divina nelle realtà create e neppure nell'uomo. Il profondo mistero della fragilità umana si sottrae a qualunque analisi al microscopio. L'uomo, quali che siano le sue condizioni di vita, ha rimarcato Papa Francesco, è un valore da proteggere, un principio messo in discussione troppo spesso da alcune correnti del pensiero contemporaneo. Dobbiamo stare attenti alle nuove colonizzazioni ideologiche che subentrano nel pensiero umano, anche cristiano, sotto forma di virtù, di modernità, di atteggiamenti nuovi, ma sono colonizzazioni, cioè tolgono la libertà, ideologiche, che hanno paura della realtà tale come Dio l'ha creata. Anche alla luce di queste riflessioni si è svolto venerdì 4 marzo il workshop Le virtù nell'etica della vita, che ha riunito nell'aula nuova del Sinodo medici, sociologi e giuristi provenienti da tutto il mondo. Il seminario organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita, nell'ambito dell'Assemblea Generale, si è concentrato sul ruolo della misericordia e della compassione nell'agire umano, su quanto oggi, ad esempio, sia necessaria, come afferma la neurologa Matilde Leonardi, un'adesione alle virtù anche durante i processi decisionali in ambito medico. Credo che a noi professionisti della sanità, a noi che lavoriamo con l'uomo malato, sia richiesto una virtù interiore che non può essere data come un fatto acquisito, ma sia qualcosa che possiamo imparare nel nostro lavoro. Ed è una virtù che riguarda due cose: il rispetto dell'altro nella sua dignità di uomo a prescindere dalle sue qualità, e soprattutto l'uso della tecnologia in una maniera saggia, in una maniera nel quale il bene dell'uomo rimanga come primo fine e ultimo fine del nostro lavoro. Il concepimento e la morte non appartengono più esclusivamente alla vita naturale. Oggi avere cura del dolore umano, delle sue fragilità, è il primo passo da compiere per riflettere in maniera nuova sui principi da seguire in campo biomedico. Ne è convinta Gabriella Gambino, docente di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Penso che oggi uno dei paradigmi più importanti della bioetica sia quello della fragilità. Cioè avere cura di qualcuno significa avere il coraggio di prendersi in carico la sua fragilità e rimetterla in gioco. Il fatto di poter gestire oggi la vita umana con le biotecnologie ci permette troppo spesso di allontanare invece il tema della sofferenza e della fragilità umana. Quindi avere cura significa avere ben presente che la persona è anzitutto fragilità. E di questa la bioetica intende prendersi cura.